Benvenuti su Ultimora Gossip TV. Oggi vi sveliamo l'incerto futuro di Sabrina Ferilli e il suo coinvolgimento nel popolare programma Tu sì che vales. Ci sono voci che parlano di un suo allontanamento da parte di Maria De Filippi. Prima di continuare, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i nostri prossimi video e le ultime notizie. Le registrazioni per la nuova stagione di Tu sì che vales 2024 inizieranno l'ultima settimana di agosto, con date probabili tra il 26 e il 31. Questo show di Canale 5, che continua a dominare gli ascolti, deve il suo successo alla brillante conduzione di Maria De Filippi, capace di creare momenti emozionanti e divertenti. Recentemente, si sono diffuse voci su un possibile allontanamento di Sabrina Ferilli dal suo ruolo di giudice popolare, creando scompiglio tra i fan. Tuttavia, Maria De Filippi ha smentito categoricamente queste voci, confermando che Sabrina rimarrà nel suo ruolo. Ha sottolineato la fiducia e la profonda amicizia che le lega, ribadendo che squadra che vince non si cambia. La notizia infondata dell'uscita di scena di Sabrina Ferilli ha ribadito la continuità della giuria. Al contrario, Luciana Littizzetto non farà più parte della giuria, probabilmente a causa di impegni contrattuali con un'altra emittente, lasciando un vuoto che non verrà colmato da nuovi ingressi. La giuria sarà quindi composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi, mantenendo la stessa chimica vincente delle edizioni precedenti. Le speculazioni sui cambiamenti nella giuria hanno alimentato la curiosità tra i fan, ma la struttura fondamentale del programma rimane invariata. Sabrina Ferilli ha sempre ricoperto un ruolo centrale, molto apprezzato dal pubblico per il suo carisma, senso dell'umorismo e empatia. Maria De Filippi ha ribadito che la conferma di Sabrina come giudice è stata una scelta naturale e indiscutibile, evidenziando il forte legame di fiducia e collaborazione che esiste tra loro due, un elemento chiave per il continuo successo del programma. E voi, cosa ne pensate di Sabrina Ferilli e del suo ruolo nel programma? Fatecelo sapere nei commenti! Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video sulle ultime notizie.